Liturgia. Quindicesima settimana, tempo ordinario, anno dispari, venerdì. Signore, sta riportando Israele come all'inizio dei tempi, come per ricreare il tempo. Infatti dice a Mosè, questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. È l'inizio della nuova creazione, almeno con i segni nell'Antico Testamento, è la Pasqua, è la liberazione, è un cammino. Il cammino si fa insieme. Cammino si fa insieme a Dio. Il Signore dice, mangerete la Pasqua così, i fianchi cinti, sandali ai piedi, bastone in mano, in fretta. È la Pasqua del Signore, è il segno forte per tutti. Io sono il Signore. Sarà per voi un memoriale, cioè non semplicemente un ricordo, ma una attualizzazione, una presenza, una efficacia di forza divina nel tempo, di generazione in generazione. È il memoriale, è festa del Signore. Gesù nel Vangelo celebra come una liturgia all'aperto, passa in giorno di sabato fra i campi, i suoi discepoli, carissimi apostoli, hanno fame, incominciano a cogliere le spighe e a mangiare, e lui è presente, Gesù, sommo sacerdote, è il Signore del tempo, il sabato, il tempo è il Signore dello spazio, il tempio. Ciò che era carissimo al popolo ebraico era il tempio e nello stesso tempo il giorno sabato. Gesù porta tutti al vertice dell'amore. Misericordia io voglio e non sacrifici. Quindi ricordando il profeta Osea che ha detto voglio l'amore e non il sacrificio. Amore. È il sacrificio più bello che possiamo donare a Dio. Salendo anche noi il Calvario, vivendo l'Eucaristia, insieme ai santi, pensiamo a Padre Pio e tanti santi che hanno vissuto la comunione eucaristica nel tempo e ora nell'eternità. Il cuore immacolato di Maria è il più bell'altare dell'amore. Lì c'è sacrificio e pienezza di amore. Entriamo nel suo cuore, saremo la più bella Eucaristia vissuta con Gesù.